Dal Vangelo di Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa dodicesima domenica del tempo ordinario vi raggiunge da un piccolo angolo della spiaggia di Ortona, perché è di barche e di mare che oggi Gesù ci parla nel Vangelo. È raggiunto a conclusione di una giornata lunga, faticosa, in cui in mezzo alla campagna aveva parlato di semi, come ricorderemo da domenica scorsa, il seme che il contadino getta nel campo e che, anche se il contadino non ci pensa, anche se dorme, cresce da solo, perché ha una forza grandissima dentro di sé e perché il contadino ha fiducia anche nel terreno che accoglie quel seme, e anche il granello di senape, che è il più piccolo fra tutti i semi, ma fa il più grande fra gli arbusti dell'orto. E a termine di questa giornata così faticosa, mentre stanno congedando la folla, noi ci saremmo aspettati che Gesù avesse detto agli apostoli: «Beh, appena se ne sono andati tutti, andiamo a casa anche noi, ci riposiamo un po', mangiamo qualcosa e poi al limite vi spiego un po' più approfonditamente le parabole che ho raccontato». Invece Gesù, mentre era giunta la sera, sul far della notte, dice ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». Sappiamo dal Vangelo di Marco che fino a quel momento Gesù con i suoi discepoli non era mai andato all'altra riva, cioè nel terreno dei pagani, dove si allevavano i porci, dove, come ci racconta l'episodio dell'indemoniato di Gerasa, ci sono gli spiriti immondi che disumanizzano le persone. Come mai allora Gesù vuole portare i discepoli dall'altra parte mentre sta scendendo la notte? Dove andranno a dormire? Dove andranno a mangiare? E poi la burrasca che la barca di Gesù con i discepoli è chiamata ad affrontare. La barca sulla quale Gesù è salito probabilmente era la barca tipica dei pescatori di quel tempo, lunghezza circa 8 metri, 2 metri di larghezza, 2 rematori da una parte, 2 rematori dall'altra e a poppa lo spazio per il timoniere che guidava la rotta della barca stessa. E poi le onde, che erano così grandi da aver riempito d'acqua quella barca mentre Gesù dormiva, addirittura con un cuscino sotto la testa. Quello che ci sta dicendo Marco, ecco la domanda che dobbiamo farci, è il racconto di un episodio realmente accaduto o ha anche un valore simbolico molto importante e significativo? Certamente può essere successo che fra i tanti viaggi in barca che Gesù ha fatto con i suoi discepoli, che come sappiamo per la maggior parte erano appunto pescatori, qualche tempesta, qualche burrasca devono averla affrontata, ma il significato simbolico è estremamente evidente.
il termine della giornata rappresenta il termine della vita. Molte volte nella Bibbia viene paragonato alla morte il calare della notte e spesso la morte viene paragonata a un sonno dal quale non ci si sveglia più. Gesù stesso, parlando di Lazzaro che era morto, disse ai suoi discepoli: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato». E mentre andava a guarire la figlia di Gairo, dice: «Non vi preoccupate, la fanciulla non è morta, ma dorme». Quindi è evidente il simbolismo. La fine della giornata è la fine della vita di Gesù fisicamente presente sulla terra e l'inizio del tempo della Chiesa, l'inizio della missione degli Apostoli. Gesù non era mai andato dall'altra parte del lago perché il Vangelo dall'altra parte del lago dovevano portarlo i suoi discepoli. Erano loro che con la forza del Vangelo e con la presenza di Gesù nella parola, nei sacramenti, dovevano sconfiggere gli spiriti immondi che disumanizzavano le persone, gli spiriti dell'egoismo, della superbia, dell'orgoglio, dell'attaccamento ai beni, della competizione, del successo, anche attraverso lo sgambetto al fratello, anche attraverso le ingiustizie, anche attraverso le furbizie di ogni genere. E mentre si va dall'altra parte, le difficoltà non mancano, perché la società dove il Vangelo non è stato ancora annunciato non lo vuole ascoltare, perché il Vangelo rovescia i modi di pensare, di parlare, di agire di una società senza Dio. Fa comprendere che quelle cose su cui una società senza Dio si appoggia non fanno bene alle persone, disumanizzano appunto le persone. Quando si entra in competizione con gli altri, alla fine si arriva alla violenza, si arriva alla guerra, si arriva alla giustizia, all'ingiustizia sistematica, e di questo ne facciamo continuamente esperienza. Per questo una società senza Dio si ribella, e questa ribellione è espressa proprio dalla tempesta che con forza contrasta l'arrivo degli apostoli dall'altra parte del lago e quindi contrasta con forza l'annuncio del Vangelo stesso. Quando si affrontano queste difficoltà, a volte ci può sembrare che Gesù ci abbia abbandonato, che Gesù stia dormendo, e tante volte forse quando ci rivolgiamo al Signore glielo pure diciamo: «Signore, ma dove sei? Forse ti sei addormentato, svegliati, vienimi in aiuto, proteggimi, accompagnami in questa missione che mi hai affidato, dammi forza, dammi coraggio, dammi luce». E il Signore si ridesta. Se noi glielo chiediamo, il Signore si sveglia e con la sua parola, con la forza del Vangelo, fa tacere le difficoltà, fa calmare il vento e le acque e tutto torna tranquillo. Quindi avviciniamoci a questa pagina proprio dal punto di vista simbolico. Sappiamo riconoscere in questa notte che arriva il tempo della Chiesa, il nostro tempo, e non ci scoraggiamo delle tempeste che devono esserci, che siamo chiamati ad affrontare. Esse ci aiuteranno a purificare tutto ciò che non serve, tutto ciò che contrasta il Vangelo, tutto ciò che non aiuta la nostra vita e la vita degli altri. Le tempeste ci possono essere a qualunque livello. Basta un responso medico in cui ci viene detto che abbiamo una malattia per far scoppiare una tempesta nel nostro cuore. Basta il comportamento di un figlio, di una figlia, che va su una strada che non ci piace
per far scoppiare la tempesta nel nostro cuore. Basta un rovescio economico, la perdita del lavoro, la crisi di un rapporto matrimoniale, di un'amicizia, per far scoppiare tempeste nel nostro cuore. E a livello sociale lo stiamo vedendo, quante tempeste scoppiano giorno dopo giorno, e anche a livello ecclesiale possiamo notare quante difficoltà la Chiesa è chiamata ad affrontare. Ma oggi, come sempre, con l'aiuto di Dio, la Chiesa non verrà affogata dalle tempeste. Le onde non potranno mandarla a fondo, anzi ne uscirà più pura, ne uscirà più viva, come sempre è successo. A volte ci sembrerà di essere con le spalle al muro, come gli israeliti di fronte al Mar Rosso, il mare davanti, gli egiziani alle spalle. Ma la presenza di Dio, lì simboleggiata dal bastone di Mosè, non mancherà. Il mare si aprirà davanti a noi e noi potremo passare all'asciutto, perché attraversando il deserto della vita possiamo finalmente giungere alla terra promessa, verso la quale il Signore vuole che noi andiamo. Quindi sappiamo far tesoro di questa pagina del Vangelo, riconosciamo la presenza di Gesù al nostro fianco, anche se a volte sembra che ci dimentichiamo di Lui. Sappiamo risvegliare la forza del Vangelo, sappiamo risvegliare la presenza di Gesù nei sacramenti, sappiamo riconoscere la presenza di Cristo nei segni dei tempi, e con Lui vicino, davvero, ogni burrasca, ogni tempesta verrà sconfitta, e con Lui vicino anche tutti gli spiriti che lottano contro di noi, contro la Chiesa e contro l'umanità, verranno messi a tacere. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa estate ormai calda nella quale stiamo entrando, questa pagina ci dia ristoro nel cuore, questa pagina ci apra un orizzonte di speranza. Il Signore, come dice San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, non vuole lasciarci nell'ignoranza, vuole farci ricordare sempre la sua presenza al nostro fianco, il suo aiuto continuo. Egli non ci abbandona, noi siamo preziosi ai suoi occhi, non permetterà che la tempesta ci inghiotta. Lui che ha le chiavi per mettere dei limiti, per mettere dei chiavistelli alle acque in modo tale che arrivino fino a un certo punto e non vadano oltre. Lui che nella creazione ha separato la terra dalle acque perché sulla terra si potesse vivere, farà la stessa cosa con noi oggi. Ci darà lo spazio e il tempo sufficienti perché noi possiamo annunciare il Vangelo della vita e dell'amore. E lo possiamo fare a tutti coloro che incontriamo, superando tutte le difficoltà e lasciandoci purificare da essi, perché sparita l'ingiustizia, sparita la competizione, sparito tutto ciò che ostacola la vera riuscita della vita di ogni uomo, il mondo davvero possa sperimentare quella che San Paolo VI chiamava la civiltà dell'amore.